Esagerato. Pronto? Buonasera, sono Antonella. Antonella, ciao, da dove? Ciao, Lamezia. Ciao Antonella, prego. Allora, io sto facendo dormire la mia piccola e ho perso il passaggio delle patate in bottini, non so. Fagottini. Sì. Fagottini, perfetto. Sono arrivata al punto dove c'era la salsiccia che andava arzolata insieme ai broccoli. Sì. Però mi sono perso il passaggio, quindi non so gentilmente... Quanto ha la tua bambina, Antonella? Cosa? Quanto ha la tua bambina? 3 anni. Ah, che piccolina. Va bene, sì, te lo ripetiamo subito. Ok, grazie. Prego Antonella, prego Gerry. Ciao. Ciao, ciao Antonella. Allora, abbiamo ciao. Messo per il ripieno, quindi solo il ripieno voleva sapere. Sì, per il ripieno. Sì, abbiamo messo la salsiccia, prima la salsiccia con un po' di... No, è detto che è arrivata al punto in cui avevamo... Ah, e allora poi abbiamo portato a cottura, abbiamo aggiunto un po' di sale per i broccoli e poi a fine cottura abbiamo aggiunto del formaggio grattugiato, niente di più. Dopodiché l'abbiamo inserito nei fagottini, abbiamo fatto delle rotelline, le abbiamo schiacciate per fare un disco. Abbiamo aggiunto... il ripieno all'interno con un po' di mozzarella affumicata, di provola affumicata, e poi abbiamo passato il tutto in pane grattugiato, abbiamo messo in forno in teglia, abbiamo coperto d'olio, abbiamo tenuto per un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora a 180 gradi. Perfetto, e abbiamo rispiegato anche le patate. Pronto? Allora. Pronto? Dica pronto? Forse è caduta, va bene, regia. Togliamo il grasso alla nostra carne, lasciamo solo la parte... Sì, c'è? No, di nuovo, va bene. Perfetto. Questa sera ci deve essere... Eppure non c'è mal tempo, vero? No, stasera si stava abbastanza bene. Stasera è tutto... Allora, abbiamo preso degli aromi per carne. Passiamo la nostra tagliata solo per i lati più stretti. Negli aromi. Dopodiché. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Io non sento nessuno. Eccola, risponde, pronto? No. Pronto? Ah, buonasera. Pronto? Sì, con chi parliamo? E finalmente! E finalmente, ma non la sentiamo, insomma, cade. Sono Antonella da Cosenza. Antonella continua a cadere come una pera dall'albero, come mai? Che non so niente, non lo so. No, oh, va bene, cara Antonella, ciao e benvenuta. Ciao Simona, buonasera e benvenuta al Fuoco Gerry. Buonasera, grazie signora. Complimenti. Posso fare una domanda? Dite signora. I fagottini di patate si possono fare pure fritte? Sì, io l'ho detto prima. Naturalmente bisogna aggiungere però più pan grattato per fare le fritte. Perché quindi non prendono... c'è paura che si possano aprire durante la frittura? Nell'impasto dovete tenerlo più duro, sì, sennò si può aprire. Ah, ho capito. Sì. Quindi meno morbido. Meno morbido di quelli di quei. Questi invece ci vengono più morbidi perché possiamo gestirli meglio in forno. Mentre quelli... Diciamo più consistente. Sì, sì, deve venire più consistente, sì. Cara Antonella, hai in mente di fare qualche fagottino di patata? Buonissimi, sì. Ma stasera proprio dalle patate al pesce, dalle melanzane alla carne, buonissimo. Abbiamo un menù eterogeneo, hai visto? Complimenti, questa sera? Veramente. Per garantire il gusto di tutti, sì. Certo, per accontentare un po' tutti, ci manca solo il dolce. Nel frattempo stiamo aromatizzando un po' d'olio a parte. Ma per il dolce ci penserete tu e la cara Armida, vero? Vi state attrezzando? Sì, ci stiamo preparando. Ci stupirete con effetti speciali, vero? Sì, senz'altro. Va bene, va bene. Assolutamente sì, va bene, cara Antonella. Sì, ma no, comunque ti devo dire che il nero ti dona, eh? Ah, grazie, grazie. Oh. E io poi non vesto mai di nero, vero? Però, no, ti dona. Va bene, grazie. Buonasera e buon lavoro. Grazie, ciao cara Antonella, grazie mille, ciao. Allora, abbiamo messo in una padella la nostra carne dalla parte dove abbiamo passato, dove l'abbiamo passata nei nostri aromi. Nel frattempo l'olio lo stiamo aromatizzando con della salvia e del rosmarino. Abbiamo messo della salvia e del rosmarino in un padellino con un po' d'olio.
Perfetto. Aspettiamo che cuoce, tanto questo non, questa è carne che va fatta al sangue però. Eh? Al sangue? Sì, diciamo al sangue, non proprio... Questa è una carne che se viene cotta rimane troppo dura, quindi non va bene. Scusa, ma ho perso un passaggio, il sale l'abbiamo messo? No, lo mettiamo perché è già abbastanza aromatizzato, poi lo inseriamo dopo. Ho capito. Lo aggiungiamo dopo quando è impiattata. Pronto? Buonasera, chiamo la Crotone. Oh, il suo nome? Sono Pietro. Pietro, buonasera. Buonasera. Volevo innanzitutto farti i complimenti a te. Oh, grazie Pietro, gentilissimo. Poi al poco che si chiama, lo lascio adesso la televisione, non so il nome. Jerry Saladino. Jerry Saladino. Ma dove c'è il ristorante? Perché io sono di Crotone ma non lo so. A Capocolonne, la Baia dei Greci. Ah, ho capito. Baia dei Greci. Complimenti al poco e alla moglie pure. Ah, non so come si chiama la moglie? La moglie Paola che si sta sacrificando insieme a me, vero? Ci ha parlato della Baia dei Greci, di questa bellissima struttura che speriamo in molti vogliano venire a visitare sia per la struttura e sia per apprezzare la cucina di Jerry. Sicuramente ci andrò più presto. Bravo Pietro, bravo. Poi facci sapere, Sicuramente. Volevo fare i complimenti per la trasmissione che è molto bella e poi volevo chiedere a Jerry se può venire a dare lezione a mia moglie a casa. Se mi pagano. No, se la paga, la deve pagare, Jerry. No, ma magari facciamo vedere la televisione e si fa quel che si può. Ah, va bene, bravo, ma perché Pietro, tua moglie non... Sicuramente non sarà a questi livelli, sicuramente. Va bene. Riusciamo a mangiare qualcosa, comunque non a questi livelli. Come a casa mia, ma riescono adesso, a mangiare adesso qualcosa. Adesso nelle case esistono i bimbi, esistono tutte queste attrezzature, quindi più sempre. Si infila tutto lì ed è tutto proprio. Va bene Pietro, simpaticissimo, un saluto. Grazie a lei. Un bambino. Buonasera, buonasera. Chi è la quest'urlo? Ma chi sarà stato? Non sappiamo. Allora, abbiamo cotto la nostra carne solo dalla parte esterna. Sì. Adesso andiamo a tagliarla. Questo lo possiamo spegnere. Ah, si taglia. Adesso abbiamo la pubblicità e ci ritroviamo subito dopo, la tagliamo allora, dopo la pubblicità. Insieme, sì. Perfetto, a tra pochissimo.